vero che se un po' di tempo fa avrei mai pensato come volere una squadra che in senso si occupasse del carcere era questa. Cioè, abbiamo una squadra fortissima, sottoscritto escluso, partendo dal dottor Pagano e scendendo geograficamente o salendo geograficamente al sindaco. Abbiamo una squadra fortissima, ma le partite però le continuiamo a perdere. Allora io credo che questo convegno sicuramente utile, anche un momento perché noi tutti riflettiamo perché abbiamo una squadra tipo il Barcellona, però le partite sul carcere le perdiamo. E ogni tanto l'altro, in questo caso qui è la CEDU con la sentenza di condanna a Torreggiani, ce lo ricorda. E allora perché le perdiamo le partite, secondo me? Le partite le perdiamo perché iniziamo dalla fine. Perché le perdiamo perché abbiamo le carceri, come hanno detto tutti prima, piene di poveri cristi, perché non riusciamo a far sì che in carcere ci siano solo le persone pericolose. Le perdiamo essenzialmente per questo. Le perdiamo perché abbiamo parlato per tanti anni di diritto penale minimo, cioè del fatto che nel carcere devono stare solo chi commettono i reati più gravi. Abbiamo parlato per anni, anche oggi ne abbiamo parlato, però in questo periodo ci inventiamo dei reati, ci inventiamo il reato di omicidio stradale, continuiamo a aumentare le pene per ogni tipo di reato cosiddetto emergenziale. Le perdiamo quando il nostro sistema sanzionatorio è ancora carcerocentrico. In Italia, molti di voi non lo sapranno, è finito con l'arresto anche l'errato congelamento di Ara Costa, mentre non c'è reato di tortura. Le perdiamo anche quando il 90% delle persone, ma non come dire, anche di sinistra, anche dalla nostra parte, dicono che in Italia non c'è la certezza della pena. Io non vado mai, ogni cena che vado e ci sono 15 persone, c'è uno sempre, se viene 15 che dice in Italia non c'è la certezza della pena, al che io dico, ma tu forse credi che i giudici sorteggino la pena e poi uno esca a un certo punto quando lo decide magicamente senza nessun criterio il magistrato. Le perdiamo quando, come ha detto qualcuno prima, la custodia cautelare non è più l'estrema razza, quando non è nient'altro che l'anticipazione della pena, magari con un soggetto che poi verrà assolto. E sappiamo benissimo che nei carceri come sono quelli di San Vittore, più della metà quasi dei detenuti sono in custodia cautelare. Le perdiamo quando pensiamo che chi commetta, ritornando al reato, spero non verrà mai trovato più omicidio stradale, quando noi pensiamo che chi commette un omicidio colposo magari guidando debba andare in carcere, e non possiamo magari ipotizzare che sarebbe molto utile mandarlo a fare dei lavori socialmente utili. Io credo che chi commette un reato colposo, come è questo tipo di reato, sia assolutamente assurdo che debba andare in carcere, che sia più giusto magari che vada per 3 anni a fare dei lavori socialmente utili, dove ci sono magari delle persone che hanno subito un incidente stradale. E sappiamo quando la vittima, perché è giusto parlare anche della vittima, quando la vittima del reato non è mai al centro della vicenda processuale, quando i risarcimenti non arrivano, sono sufficienti, quando manca un'attività di mediazione, come di Milano fa qualcosa in questo senso, ma va potenziato un'attività di mediazione tra autore del reato e la vittima. Sappiamo, noi non riusciamo, l'hanno detto molti anche prima, ad abolire le leggi che io chiamo, non solo io, carcerone, che sono la Bossi-Fini, la Fini di Banardi, la Cirielli. Io credo quindi che dobbiamo iniziare, sto chiedendo anche così guadagniamo un po' di tempo, io credo che dobbiamo iniziare a capire almeno perché iniziamo a perdere le partite, dobbiamo iniziare a capire forse che in realtà la partita non si svolge a Milano, se si svolgesse qua a Milano, se potessimo decidere noi probabilmente alcune leggi non ci sarebbero, probabilmente la situazione sarebbe migliore. Le perdiamo perché la partita si svolge a Roma, e allora quello che noi possiamo fare, cioè sempre, perché su questo come dire, siamo tutti d'accordo, cercare di lavorare da un certo punto di vista a livello culturale. Quando io andrò a una cena e non c'era più nessuno che mi dirà, qualcuno che mi dirà non c'è la certezza della pena, vorrà dire che qualcosa anche dalla nostra parte siamo riusciti a capire, quando saremo riusciti a capire e a rivoluzionare quel sistema sanzionatorio carcerogeno e abolire tutti insieme, a far sì che vengano abolite le
leggi che producono carcere per persone che non dovrebbero stare in carcere, avremmo fatto un passo avanti, perché se non usciamo adesso, dove la squadra qui a Milano è al massimo, non possiamo pensare di avere di meglio, sindaco, le persone ristrette, insomma, della commissione del carcere, le stesse direttrici, ma abbiamo una situazione di squadra forte da parte.